Yo, ciao a tutti i popolo di YouTube, bentornati in questo nuovo video, siete su Jump Jump TV e io sono Jump Jump, welcome guys. Oggi raga, dopo tanto tempo è tornato lui a livello musicale, quindi con un suo pezzo, perché l'abbiamo visto, diciamo, come streamer su Twitch con un nuovo pezzo che aveva già annunciato nei social. Cane secco, questa è Fame Chimica e io andrò a fare la reaction. Prima di tutto ciò però vi invito a iscrivervi, lasciare un like, un commento, una condivisione e attivate la campanella per essere sempre aggiornati col canale. E grazie a tutti anche del semplice like che lasciate, davvero grazie. Nelle balordate precedenti. Vabbè, ce le ricordiamo. Grande clamore. Vabbè, si rifà sicuramente al periodo di ora, no? Season 1. E parte così, raga. Già ci carica dall'inizio. Vabbè, questo che è il ritornello? Oh! Devo dire che già ha preso bene il bittone, eh? Bittone. Anche il ritornello, eh? Vabbè, rispecchia la situazione attuale. Vabbè, parla della situazione attuale, della sua situazione attuale. Vabbè, devo dire, prende bene. Molto sciallo come pezzo, eh. Molto easy, molto tranquillo, eh. Ah, il Loverbird. Ah, il video non è male per niente. Cioè, per essere un... Non so se posso definire questo un home video. Però, voglio dire, fatto davvero bene. Non mi dispiace per niente il pezzo, raga. Lui mi è sembrato molto fresco anche sto pezzo qui, eh. Nulla fermerà la fame chimica. Questo era cane secco, raga. Allora, fame chimica, cane secco, che cosa ne penso? Allora, partendo dal beat, mi è piaciuto molto perché è un beat che rispecchia il modo di rappare del secco, cioè si amalgama bene col suo modo di rappare, quindi ci sta tantissimo e l'ho trovato un, per quello che può essere il mio modesto parere, un ibrido fra vecchia scuola e nuova scuola, quindi una sorta di incrocio, no? E si amalgama bene appunto con la sonorità, con la vocalità del secco. Il testo l'ho trovato molto easy, molto tranquillo. So che molte persone sicuramente andranno a storcere il muso a dire come lui certe volte parla contro sti ragazzetti che parlano sempre di canne, di cose, no? E poi fa un pezzo così. Secondo me, almeno io l'ho letto dal punto di vista della sua realtà, quindi ci può stare perché è il punto di vista della sua realtà. Lui lo dice proprio esplicitamente anche nei social, che fuma, lo fa vedere che fuma, lo dice, lo racconta anche attraverso le sue live su Twitch, quindi è la sua realtà. Quindi questo pezzo dice: nulla fermerà la fame chimica, e dice: io fumo, ho bisogno di fumare, ho bisogno di relax. Quindi rispecchia soprattutto quello che è anche la sua quarantena. Lui, ricordiamo che abita in Lombardia e quindi è stato costretto alla quarantena da molto più tempo di noi, quindi è una situazione un bel po' stressante, quindi ho bisogno di fumare, ho bisogno di divertirmi giocando alla play. Racconta questo nel pezzo, racconta la sua storia con quella che è la sua ragazza, dicendo tante cose, ad esempio gioco alla play, la mia ragazza dice aiutami a fare le faccende, dice sì poi arrivo, però poi le fa lei, poi scherzando dice il fatto del vicino, il vicino prima mi diceva chiamo la polizia, ora è con me che gioca. Questo è quello che vuole raccontare, ha raccontato una sua giornata tipo, anzi le sue giornate tipo in questo periodo. Come ho già detto è un pezzo che mi ha preso bene, è un pezzo che mi ha preso bene, mi ha preso bene anche il video.
Mi è piaciuto anche il video perché è molto semplice, però molto incisivo allo stesso tempo. Quindi video molto tranquillo che si amalgama bene col pezzo, racconta appunto la realtà, è molto semplice, ti fa vedere che lui sta in casa, che lui sta registrando, che lui sta giocando alla play, ti fa vedere come lui, no? Va in giro con l'overboard, lui l'ha usato spesso questo l'overboard anche in Voldemort. Quindi nel complesso è un pezzo che mi ha fatto prendere bene, ripeto, è un pezzo molto sciallo, non è un pezzo che vuole dire chissà cosa, che vuole narrare quale storia, ma racconta semplicemente la sua esperienza, se così vogliamo chiamarla, personale, in questi giorni di che siamo a casa, che dobbiamo stare a casa, quindi pieni di stress. E devo dire che il tutto non mi è dispiaciuto per niente. Guarda, io credo di aver detto tutto quello che c'era da dire su questa canzone, ho dato tutte le impressioni, ovviamente sono impressioni personali. Sono quindi arrivato alla fine del video, da Jump Jump è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!